Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite una band, The Headless Ghost, il fantasma senza testa, che è... A questo punto, prima cosa, quando nasce questo gruppo, come nasce questo gruppo e soprattutto perché il fantasma? Poi c'è il cavaliere senza testa, ma il fantasma senza testa è un po' storpiato quel personaggio, forse? È anche sulla storia del gruppo. Sì, allora guarda, ti dico la verità, il discorso del nome lascia abbastanza perplesso anche a me, nel senso che non so bene da dove sia nata la cosa. All'inizio, prima di Stefano, si sono susseguiti una serie di cantanti, tra i quali anche alcuni abbastanza noti. E uno di questi ha suggerito questo nome. Noi volevamo un nome che richiamasse un po', diciamo, l'immaginario orrorifico. E io ho pensato Ghost, anche abbastanza, penso, inconsciamente, ma furbescamente sulla falsa riga dei Ghost, mi sono venuti in mente loro. Aurelio, che è l'altro chitarrista col quale abbiamo fondato la band, penso abbia aggiunto Headless, e il De in realtà è stato aggiunto da questo cantante americano, del quale non mi va di fare il nome perché poi le cose sono andate abbastanza male per colpa sua, e quindi non mi va di infangarle il nome, però lui ha aggiunto il De, che in effetti è reso tutto un po' più, diciamo, magniloquente, no? In realtà poi abbiamo scoperto posteriori che esiste un film horror anni 60 addirittura, che si chiama proprio The Headless Ghost, quindi non va a citare il famoso Sleepy Hollow, ma non c'entra niente. E a questo punto io inizierei intanto parlando questo disco, Il Re del Dolore, The King, come nasce questo disco, da cosa trae ispirazione, soprattutto sono diverse tracce, ma hanno un senso logico nella sequenza poi studiata. Sì, assolutamente, perché il gruppo è nato come una sorta di tributo a Mercy Full Fate di King Diamond, anche se poi, anche grazie all'ingresso di Stefano, le cose sono evolute in modo diverso, nel senso che principalmente si cercava un cantante con un falsetto ai limiti del fastidioso, e per fortuna invece per Era una proprio serie di scritto per me. vicissitudini. Esatto. In realtà poi è entrato Stefano, che come potrete sentire, avete già sentito nel singolo, ha una voce molto duttile, molto versatile, passa dal cattivissimo al dolcissimo, e quindi abbiamo sfruttato anche un po' questa sua peculiarità per avere musicalmente una varietà di suoni molto ampia, mentre per quanto riguarda il fil rouge che esiste e che lega tutti i brani, è dato dal fatto che appunto, continuando, diciamo, quantomeno nelle intenzioni, a voler omaggiare King Diamond, abbiamo creato un concept album, per cui è una storia che si dipana di traccia in traccia. Quindi in realtà il disco, almeno la prima volta, sarebbe da ascoltare in senso seguendo la tracklist esattamente come viene proposta, e magari leggendo anche il libretto, come si faceva una volta, il libricino, leggendo i testi, seguendo la storia e magari facendosi coinvolgere da questa, spero. E oltre che abbiamo visto una copertina che riporta un po' sul film horror, quindi sulla sequenza, da chi nasce questa idea di questa copertina con questo un po' questo cielo diviso a metà Sì, bravo, hai colto nel segno, nel senso che è un po' il dualismo, no? Anzi, se posso far vedere, perché casualmente qua ho il nostro CD, come potete vedere anche all'interno c'è questo dualismo tra questa bambina e questo demone, quindi in realtà tutto il concept è tutto un insieme di chiaroscuri e di cose che sembrano in un modo, ma in realtà poi sono un altro. La copertina è un chiaro riferimento a Damned King Diamond, sono citati all'interno della stessa anche gli Iron Maiden, con questa faccia che si vede tra le nubi rosse, che cita un po'
Brave New World oppure Can I Play With Madness tratto da Seven Son of Seven Son. La copertina è stata disegnata da un artista sudamericano che ha seguito anche altri artisti come Fabio Lione, ad esempio, molti artisti Frontiers. Niente, su mie indicazioni, diciamo che siamo riusciti a tirare fuori una grafica che vedo che incontra a favore di tante persone. Noi stiamo già pensando cosa fare in futuro. Per noi già questo qua è un disco vecchio, nel senso che ci stiamo lavorando da 4 anni e mentre esce del nuovo per voi, per noi è vecchio. Stiamo già andando oltre, però vedo che i riscontri sono positivi, nel senso che almeno graficamente la cosa piace. Nella realizzazione dei brani, in questo caso, io ho notato che lavorate in doppia mano perché c'è chi spesso scrive e chi compone i testi, ma nell'unione della realizzazione prete più, nasce prima il testo, nasce prima un riff, un beat, oppure possiamo dire che nell'incontro delle due persone, accidentalmente nascono insieme. Allora, Lascio diciamo rispondere. che sono bravissimo perché tanto lui sa come sono andate le cose come, e ha fatto Per parte della fortuna, realizzazione. no, scusa, se no era un problema. Allora, io sono entrato per ultimo in questo progetto e le canzoni a livello strumentale erano già state scritte tutte, nella maggior parte da Aurelio e anche da Albe. Come testi c'era solamente il testo di King of Pain e qualcosina della seconda traccia, Inside the Wall. Quindi in realtà quando sono entrato mi è stato proprio chiesto di inventarmi le linee vocali su tutti i rimanenti pezzi dell'album. Quindi c'era già la parte strumentale, mancava la linea vocale e la maggior parte dei testi. Con i testi ho collaborato con Alberto, mentre invece sulla idealizzazione no, idealizzazione no, ideazione delle linee vocali, quella è stata, diciamo, farina del mio sacco, però il compito era abbastanza facile perché quando hai proprio la canzone già così strutturata, completa, che gira già molto bene a livello strumentale, molti riff di Aurelio che rimangono in testa, è stato un compito abbastanza facile, ecco. E invece, quando è stata l'idea di entrare in questo gruppo? E che cosa ti hanno detto? Che ti hanno chiesto, per poter entrare a questo gruppo? Allora, lui ride e rido anch'io, perché in sostanza loro, come ha detto lui prima, hanno provinato diversi cantanti e poi quando, su suggerimento credo di Aurelio, hanno chiesto a me di entrare nel progetto, me l'hanno un po' posta come per dire, sai, abbiamo scelto te alla fine dopo numerosi cantanti che... E poi dopo ho scoperto che uno se n'era andato, l'altro è scomparso, quindi non so se l'hanno ammazzato loro oppure se è dato alla malavita, e quindi in sostanza io ho vinto per abbandono, però alla fine della fiera, per fortuna, li ho convinti lo stesso. Vabbè, Aurelio già mi aveva sentito cantare in più occasioni, e quindi sono entrato per ultimo, mi hanno chiesto, e tipo 4-5 mesi dopo, neanche eravamo in studio a registrare le voci dell'album. Quindi in realtà la stesura dei pezzi strumentale è durata tanto, ha avuto anche luogo nel periodo della pandemia, eccetera, mentre invece la stesura delle linee vocali e la registrazione della voce in pochissimi mesi, quindi è stato proprio one shot. E invece suonare dal vivo, salire sul palco, avere un pubblico davanti che inizialmente è silenzioso, ma poi è un silenzio che parla, quell'energia che trasmuove, anche se poi siete concentrati, tesi sul fatto della realizzazione dei brani, però voi sentite comunque quell'energia che voi ritrasmettete. Qual è le vostre sensazioni in quel momento, che poi durante i vari live vi portate dietro sempre? Parto io, poi lascio la parola ad Albe. Ma io personalmente in quei momenti lì sono i pochi momenti, credo, dove riesco totalmente a manifestare quello che sono. Cioè la stessa voce che ho nell'album, che alle volte è sporca, satanica, alle volte è pulita, è un chiaro esempio del mio bipolarismo che manifesto anche nella vita.
Però diciamo che sul palco mi sento veramente libero finalmente di essere totalmente quello che sono e mi piace veramente tantissimo sentire l'energia sia dei ragazzi dietro ma sia anche del pubblico. Quindi è proprio uno dei momenti che prediligo nella mia esistenza, sinceramente. E invece per quanto mi riguarda, e penso di parlare anche insomma, invece dell'altro vecchio della band che è Omar Cappetti, ricordiamo che gli altri membri in questo momento mancano perché essendo giovani e belli sono fuori di venerdì sera per cercare di rimorchiare le pulselle. Alla batteria abbiamo Omar Cappetti che è un batterista fenomenale, un cantante tra l'altro micidiale, che supporta benissimo Stefano, loro hanno un impasto vocale molto bello. Sopporta, supporta e sopporta. Supporta e supporta. Omar è veramente un talento. Lui ha un passato progressive e principalmente metal estremo. Quindi lui ha portato nella band molta tecnica, stravolgendo di fatto i brani, dando un'impronta molto più progressiva e più pesante. Io e lui, che siamo due cinquantenni della band, praticamente ci odiamo suonare dal vivo, nel senso che. È un po' come io lo parlo sempre come fare un viaggio in aereo, no? Magari un viaggio di un'ora e mezza ti tiene in ballo una giornata intera, no? Perché tu magari devi farti 2 ore di auto, poi arrivi, poi devi fare il sound, devi montare la roba, poi devi fare il sound check, poi magari suoni un'ora e poi devi smontare tutto, rifarti 2 ore di auto, eccetera, eccetera. È una cosa che alla mia età, sinceramente, mi pesa da morire. E infatti, però ti dico, il bello del. Allora, io distingo due cose, l'esibizionista e il musicista. Cioè, esiste l'esibizionista che è quello che sale sul palco e dice guardatemi, no? Gli piace essere il centro d'attenzione. E poi c'è il musicista, cioè colui che invece sale sul palco e vuole che la gente ascolti la sua musica. Quindi non gliene frega che di essere lui il centro d'attenzione, è la propria musica che deve essere il centro d'attenzione, no? Forse per me, io suonerei dietro le quinte seduto su una sedia con un tè al limone caldo, modello vecchietto, Anche e trasmettere la tramite musica. cose, dai, Ale. Anche tramite cose, c'è cioè una buona dose di. Esistono? Ah, assolutamente, anzi, ti dirò, e questo non è per prendere il mio Stefano, tra virgolette, ma ogni ruolo secondo me, corrisponde a una certa personalità, nel senso che il cantante spesso è la persona. O veramente bipolare, cioè che nella vita è tranquilla e sul palco riesce a sfogarsi, oppure è quella persona che costantemente, insomma, ma va bene così, deve essere al centro d'attenzione, deve essere un po' un istrione il cantante. Nessuno vuole andare a vedere Bruce Dickinson che si siede su una sedia e canta seduto con la coperta sulle gambe. Il cantante, ma ben venga. E noi abbiamo scelto Stefano anche in seguito per rilacciarsi il discorso di prima a un concerto che ha fatto vicino a casa mia. Per rilasciarti il discorso del fatto che sono vecchio, in cui andai ad ascoltarlo proprio insomma, per sincerarmi di come fosse sto ragazzo prodigio, no? Così spinto da Aurelio, così caldamente caldeggiato da Aurelio. E mi stupì parecchio, vi dico la verità, ma Stefano lo sa, non lo sto dicendo perché c'è qualcuno lì davanti a me. Lui sul palco veramente. Una rockstar, cioè uno di quelli che sale sul palco e lo guardi volentieri perché lo vedi che è a suo agio, non è mai fuori luogo lui, no? Ogni movimento che fa può essere il movimento più studiato del mondo in quel momento a favore di ragazze in prima fila piuttosto che di fotografo di un sito, di una testata, ma risulta tutto talmente naturale che proprio lo guardi e dici potrebbe stare solo lì. E questa cosa qua mi è veramente piaciuta nel vedere e ascoltare Stefano. Al contrario, a me dà fastidissimo, non mi piace proprio. Invece passare da sotto il palco, perché in realtà nella vita si è tutti un po' fan, indifferentemente dall'età, si è comunque fan. Passare però dal sotto il palco a essere fan, a stare sopra il palco, quali sono le due vostre sensazioni e se sono diverse nell'approccio dal palco al sotto palco? Beh, allora, diciamo che quando io vado a casa e sono andato ad ascoltare davvero parecchi live, soprattutto underground, sia per un motivo economico, sia per il fatto che
bene o male, mi è sempre piaciuto il tipo di serata dove vado in un posto, c'è la band che suona e mi ascolto il concerto. La difficoltà, secondo me, di oggi, per svariati motivi che non sto a elencare, di una band sopra il palco nei confronti di chi sta sotto è tenerlo lì, cioè tenere la persona davanti al palco e non far sì che dopo tre canzoni vada a fumarsi la sigaretta piuttosto che vada a bersi il drink. Qual è la vera sfida? E noi siamo pieni di band nel Nord Italia che sono capaci tranquillamente di vincere questa sfida, però per altri fattori che non riescono ad emergere e questo è il vero danno di diverse situazioni. Quindi di base il mio atteggiamento sotto il palco è amo quel tipo di serata, vado ad ascoltare la band e mi godo la musica che fanno. Per carità, può anche capitare che magari non mi convinca particolarmente, allora al quarto pezzo anch'io vado a fumare la sigaretta, per dire. Però di base vado sempre a sostenere, ecco. Sì, da parte mia, io sono d'accordissimo con Stefano. Da parte mia ti posso dire che la differenza di emozioni sta nel fatto che, oddio, più che altro nella consapevolezza che si è creata una sorta di situazione frustrante, cioè al pari della situazione economica, per fare un parallelo, la forbice tra band grandi e band piccole si è fatta ancora più ampia, no? Modello forbice tra i poveri e i ricchi, cioè il ceto medio è sparito. Esistono i ricchi e i poveri, e questo anche, succede anche nella musica, cioè ormai sono create delle divinità intoccabili sotto le quali, tranne qualche raro caso, c'è una pletora di band medio-piccole che combattono tra di loro a una sorta di guerra di bottoni, no? Non c'è più collaborazione, ma insomma si devono dividere quello che le grosse lanciano, gli avanzi che lanciano le band grosse, quindi purtroppo è una gara chi ha più follower, è una gara chi ha più. Si creano anche delle situazioni abbastanza ridicole, no? Non per stare qui per carità, a fare polemica, però mi rendo conto che la cosa è abbastanza frustrante. Cioè, io fino a qualche anno fa ero un giornalista musicale e di concerti grossi ne vedevo tantissimi e vedevo che si crea praticamente questo idolatrismo, si può dire Stefano, idolatrismo, tu che sei insegnante, nei confronti di grandissime band per le quali qualsiasi cosa fanno sono intoccabili, mentre band, e non parlo della nostra perché non mi permetterei mai, ma di altre bravissime, che invece pur sudando sette camicie non si guadagneranno mai niente perché la gente, come dice Stefano, è così, non ti dà la possibilità di essere apprezzato, soprattutto qua in Italia. Prendono, se ne vanno fuori, si fanno tre foto, mettono io c'ero, hashtag io c'ero su Instagram, dopodiché se ne vanno e pur avendo pagato il biglietto, per lì la cosa inconcepibile, o c'è cioè l'ingresso del locale, se ne vanno fuori a fumare e chiacchierare, lasciando i poveretti che, come ti dicevo prima, magari sono fatti 3-4 ore di macchina, 2 ore di soundcheck, montato di strumento e tutto, suonano davanti a 4 persone. E la cosa è veramente frustrante, per cui a volte io preferisco paradossalmente essere giù dal palco. Questo è uno dei motivi per i quali non mi piace più, dopo tanti anni, salire su un palco, cosa che farò stravolentieri con gli Headless Ghost, ma anche solo trainato dall'entusiasmo di Stefano, che è un piccolo caricabatterie umano. Però ti dico, secondo me si è veramente creata troppa differenza tra gli intoccabili e quelli che devono inventarsi mille cose per cercare di emergere in qualche modo. E poi abbiamo cantanti che aprono OnlyFans e gente che non si sa più cosa inventare, sale sul palco vestita da pagliaccio, si infila cose nelle orecchie, eccetera. Un po' stiamo arrivando a un modello circense musicale, puro, ma lo capisco, cioè è comprensibile, perché non sai più cosa fare per emergere. E allora a questo punto nasce domanda spontanea. Queste piattaforme che possono essere un punto di partenza per alcuni giovani, ma a volte possono essere più un danno per i ragazzi che escono 1000, 2000, 3000, 5000 canzoni nell'arco della giornata, che un brano veramente fatto bene poi si perda perché ascoltato una volta, ma poi il release non te lo ripropone e tu
non sai chi l'ha suonato, ma non sai nemmeno poi perdi nel tempo. Cioè, è un vantaggio per le band o per i giovani cantanti. Allora, il problema è che ormai non si può più prescindere da queste piattaforme, perché ormai si è totalmente legati a queste, alle medesime come mezzo di comunicazione e di bacino che in 2 secondi ti dà veramente un bacino ampissimo, per poter esporre la tua arte o la tua musica. C'era un reel che girava di recente che diceva che questo ovviamente va a discapito della qualità. Il mio umile parere è che, come in mille cose di mille sfere, economia, piuttosto che politica, piuttosto che mille altre cose, commercio, il fatto è che le persone in generale, non sono più interessate molto alla sostanza delle cose quanto più all'idea. Cioè, ci sono anche un sacco di band che magari all'inizio riescono a fare un investimento importante a livello di soldi o ricalcando determinate immagini oppure avendo determinati fattori come costituzione del gruppo, e queste cose alle volte permettono, se sai cavalcare bene appunto le varie onde del momento, ti permettono di avere magari anche un botto di follower, un botto di visualizzazioni, un botto di cose, senza che tu effettivamente abbia mai fatto un live. E quindi magari queste band poi si ritrovano al primo live con già un botto di persone. Poi magari vai a ascoltare effettivamente che cosa stanno suonando queste persone, e spesso e volentieri capita che la sostanza non ci sia, e anche la qualità del suonato, piuttosto che di molti altri fattori che per me sono fondamentali meritocraticamente per elevare una band. E invece poi, per carità, invece ci sono altre band che utilizzano gli stessi meccanismi, poi li vai ad ascoltare ed effettivamente spaccano in una maniera incredibile. Però ovviamente si crea anche il rischio opposto. Quindi il problema è che si vendono alle volte degli stereotipi, il fan medio che vive più su internet che nei live club compra a pacchetto chiuso la cosa. Una macchina che si ripete, perché poi fra 2 anni magari va di moda l'altra cosa, l'altro pacchetto, e robe così, robe così. Quindi Sì. sì, è un armadio di taglio, ma non si può scappare da quell'arma lì. Sì, aggiungo velocemente, perché ha detto tutto Stefano, che una volta era più che altro un discorso di economico, nel senso che mia mamma, quando ero ragazzino, mi dava 20.000 lire alla settimana e io con i CD costavano 15.000 lire, quindi potevo comprarmi un CD bene o male alla settimana, e quei CD dovevano essere, cioè quei soldi dovevano essere spesi bene. Non è come ora che vai, apri YouTube, ascolti, metti nome band X, full album, ti escono tutti gli album, ti ascolti la discografia, o scarichi discografie intere, per le quali poi non ti ricordi più il nome del brano, ma il brano 1 del disco, quello lì, il brano 3, il brano 4. Una volta sapevamo a memoria i nomi dei pezzi, perché ci È mettevamo vero. lì la sera. Io spendevo 20.000 lire alla settimana, 5.000 lire erano di riviste, Metal Hammer, Metal Shock, Rockerilla, piuttosto che per andare a cercare, cioè investivo 5.000 lire per capire come, leggendo le recensioni, investire bene le rimanenti 15.000, se no rischiavo di comprare un CD bruttissimo. Allora me lo compravo un CD bello, mi mettevo sul letto con il librettino e mi gustavo il disco, e mi ascoltavo 4 dischi al mese. Poi vabbè, si cambiavano, si registravano. Adesso hai una proposta musicale immensa. Come fai a emergere una proposta del genere? È impossibile. È E impossibile, poi ti devi inventare veramente. devi avere tu, è tutto e subito, cioè è l'immagine che compare e scompare. Invece hai ragione, una volta avevi, che ne so, dico una cavolata, The Number of the Beast, e tu sapevi a memoria, sfogliando il libretto, tutte le canzoni di tutto l'album. E invece adesso magari veramente di un sacco di artisti conosci il singolo ultra spinto. Però di gente che va a ascoltarsi il CD per intero alla vecchia maniera, è vero, però è il È il progresso. bello e cattivo di avere tutto a disposizione. È così.
E invece poi scendendo dal palco, visto che parliamo sempre un pochettino della questione live, riuscire a vedere le facce delle persone che vi incontrate davanti con quelle facce serene, rilassate, felici, e a quel punto, perché siete riusciti a trovare quel momento in cui hanno dedicato tutto il tempo e sono stati tutti a tempo ad ascoltarvi con entusiasmo e li vedete con quella gioia, con quella sensazione. A quel punto, la vostra reazione qual è? Qual è la vostra sensazione? Assoluto appagamento. Cioè, io sono convinto che un artista in generale vuole, cioè, da una parte non gli interessa, come diceva Albe prima, fino a una certa cosa può piacere al volgo, al pubblico, nel senso, perché io devo essere contento dell'arte che sto producendo. Quando la mia contentezza incontra la soddisfazione anche di chi apprezza la mia arte, lì è il compito, secondo me, principale dell'artista, cioè la fusione fra queste due cose. Io ti propongo la mia arte senza inquinamento, senza mettendo a nudo quello che sono e quello che mi piace comporre, fare, e tu lo apprezzi in toto, secondo me è il compito e la soddisfazione più grande. Sì, anche qui aggiungo brevemente che c'è un valore in più quando la persona che viene a sentirti, ad ascoltarti, non ti conosceva. Perché quando viene il tuo fan che ha comprato il CD, conosce la canzone a memoria e viene specificatamente per te, vinci facile, cioè hai la responsabilità di suonare bene e fargli capire che non ha buttato via i soldi, no? E, insomma, hai un certo tipo di responsabilità nei tuoi confronti. Quando però viene quello che ti dice: "Oh, non vi avevo mai ascoltato, sono venuto con un mio amico e mi siete piaciuti", lì c'è ancora di più quando tua mamma ti dice che sei bello, un conto, quando te lo dice la cassiera al supermercato, ha un altro Assolutamente. Ritornando sul disco, l'ultimo brano ha un incipit con una bambina, mi pare. Comunque, che è una. Cioè, avete tante storie, ma nella sequenza tanti generi, di ritmi, di sonorità. E l'ultimo brano, poi che va a chiudere il disco, è un po' più particolare rispetto agli altri. Sì, parte all'inizio dell'album, poi lascio la parola ad Albe per qualche dettaglio sulla storia e la bambina. La cosa bella dell'album è che, essendo un cammino di redenzione, e questo si può dire da parte del protagonista, si parte da una parte malvagia, dove anche la voce rispecchia la malvagità del protagonista, e più vai avanti nel disco, più nel cammino di redenzione. Le canzoni si fanno più melodiche, la voce diventa più pulita fino a sfociare in Liberation, che è l'ultima traccia, che è quasi power metal per certi versi, perché appunto è il cammino della redenzione che si è risolto, quindi è un processo che poi anche con la musica viene ben svolto. Sì, mi piaceva l'idea di avere questa. Allora, l'inizio, la prima. L'intro, diciamo, l'ho copiato pari pari, nel senso, come idea mi sono ispirato moltissimo a Nightmare on Elm Street, cioè il famoso Nightmare. In italiano siamo soliti mettere sempre dei sottotitoli pessimi. Se mi sbaglio, Stefano, come si chiamava il primo? Nightmare nel profondo della notte, una cosa del genere. Cioè, vabbè, comunque il famoso Freddy Krueger. Capito quale dice. E mi ricordo di queste bambine che insomma giocavano, c'era questo ritornello su Freddy Krueger. Visto che anche in questo caso si parla di un serial killer, così ho chiesto a Gaia De Benedictis, che era la figlia di un mio amico, di partecipare con la voce. Le altre parti, poiché sì, in realtà sono state dettate dalla fantasia di Stefano, che ha scelto lui quale frasi far recitare a questa bambina, che è stata carinissima a venire in studio. Agli Elnor Studio di Mattia Stancioli, l'ex batterista dell'Adrien, per registrare le sue parti, è stata una bravissima attrice. Che dire, sì, ci sono, cioè, come diceva Stefano, non solo cambiano i generi, nel senso che
fondamentalmente suoniamo un classic metal con qualche intervento un po' più trash ed altri leggermente più progressivi, molto tecnici, ma anche Stefano, come dicevo lui, con la sua voce, che come dicevo all'inizio dell'intervista è molto, molto duttile e versatile, riusciva a interpretare proprio come un attore ogni testo, no? E questa cosa qua gliela devo proprio spezzare questa lancia in faccia a Stefano, perché è stato veramente bravo. Vi ripeto, probabilmente se avessimo scelto un cantante meno versatile avremmo perso tantissimo musicalmente. Invece lui, che comunque arriva dal power e dall'hard rock, quindi dalle sue due facce, no? Quelle E un altro po' più dall'hard rock, dal power, veloci. manco faccio un acuto a pagarmi, cioè. Power, no, power come influenza, no? Cioè come tu ascolti, diciamo. Però Sì. in alcuni frangenti la voce di Stefano è proprio chiaramente hard rock ottantiana, no? Un po' la Skid Row, quel pulito graffiato, incazzato, bellissimo. Altre è più clean, altre, soprattutto in studio adesso, vi spoilerò una cosa, adesso Stefano sta sperimentando molto in sala prove, per cui alcune volte ti spara un acuto che ti lascia un po' spiazzato, dici, da quando è che fai queste cose? E altre volte invece ti fa un cantato, non dico black metal, ma veramente cattivo, che anche lì è bello, bello, ci sarà da divertirsi, secondo me. E a questo punto, poi vediamo se, guarda, la domanda è un po' più complessa, adesso ve la faccio. Se non doveva, vi si propone come nel film Blues Brothers, che si trovano a suonare in un locale che non è di loro genere, perché non fanno blues. A un certo punto gli spengono tutto, vi si riaccendono tutto e voi doveste suonare un vostro brano in un altro stile. Secondo voi, come lo stile, soprattutto un brano del vostro album, con che genere lo fareste? Non utilizzando il metal, il black metal, il thrash, ma un qualsiasi altro genere. A questo punto, come risolvereste il problema? Con quale genere? Blues, tranquillamente blues. Sì, sto pensando quale brano, ma anch'io ho pensato subito blu. Che pezzo faremmo in versione blu, Stefano? Let them go. Sì, è vero. Sì. È vero, sì. Penso che ce la caveremmo col blu. Sì, ha ragione Stefano. Perfetto, allora a questo punto progetti futuri, oltre a promuovere chiaramente, lavorare per il nuovo disco, chiaramente. Vai, Albe. Allora, ora stiamo preparando lo show, nel senso che quello che vogliamo fare è un po' appunto tributando lo spirito di Kick Diamond, ma ormai ne siamo distanti anni luce, anche se è rimasta questa idea di tributare la sua musica, ma in realtà facciamo qualcosa ormai di completamente diverso che spiazzerà tantissimi che ascoltando il primo singolo magari penseranno di aver capito. Di avere in mano la spira di Rosetta con la quale decifrare tutto il disco, e invece ogni pezzo, come tu hai detto giustamente, è completamente diverso dall'altro. Quindi quello che prepareremo noi sarà proprio uno spettacolo, nel senso che non sarà il classico concerto, birra, sudore e marcia, ma vorremmo portare qualcosa di più, per cui anche stiamo lavorando con Stefano su una sorta comunque di personaggio suo, perché insomma, per esaltare anche le sue doti da performer anche dal punto di vista visuale, stiamo allestendo il palco, per cui quello che ci stiamo preparando a fare è proprio qualcosa un po' in grande. Questo detto con tutta l'umiltà del caso, non pensiamo di essere Iron Maiden, però se la gente viene vederci, giustamente anche nel rispetto dei confronti, vogliamo fargli vedere un bello spettacolo, vogliamo fargli vedere una roba raffazzonata, andata un po' a risparmio, messa insieme alla bella e meglio. Perché poi allora sì, che poi non avremmo motivo poi di lamentarci se le band grosse continuano a darci distanze e chilometri tra noi e loro, no? Perché giustamente se poi le band piccole si comportano sempre in modo amatoriale, hanno ben poco da lamentarsi, quindi noi da parte nostra dobbiamo preparare tutto nel modo più professionale possibile, la presentazione, il suono, curare il minimo dettaglio spettacolo. Se poi dovesse andare male anche lì, dobbiamo dare la colpa solo a noi stessi.
Anche perché, diciamo, questo lavoro mira anche a far sì che lo spettatore venga immerso nella storia, cioè che non emerga solo la musica, ma emerga anche la storia, quindi l'atmosfera horror piuttosto che questo personaggio, il King of Pain. Quindi lo spettatore sarebbe bello se riuscisse a godere anche del racconto, della storia, quindi uno spettacolo quasi teatrale. Parlando con due cinquantenni, penso che, diciamo, Io no. parlando con un cinquantenne, secondo te, la visione della musica, classica, la musica normale, è cambiata dal passaggio, ormai è chiaro, da pre-Covid a post-Covid, soprattutto, da quel valore che gli viene dato alla stessa musica? A entrambi i casi. Tu mi parli. Parli di musica Musica. di consumo Musica, in generale. musica, compreso il rock o l'heavy metal. Ma guarda, allora in realtà speravo che il Covid, insomma, questo periodo di chiusura totale, di isolamento, avrebbe portato un qualcosa di più proprio a livello introspettivo, cioè lasciare da solo una persona, magari l'attaccarsi alla musica l'avrebbe aiutata, ma questo vedendo anche semplicemente le persone che suonavano gli strumenti sul balcone, no? Gente che faceva, ma nella mia stessa via c'era un ragazzo che ogni sera suonava la tromba sul balcone con tanto di spettatori dei palazzi vicini. Quindi mi ero fatto prendere un po' da questa visione romantica delle cose. Ma purtroppo in realtà l'uomo resta sempre l'uomo e l'uomo di per sé fa schifo e quindi torna sempre alla forma primigenia, cioè quella di far schifo. E di conseguenza purtroppo siamo in un periodo di involuzione, cioè è l'unico caso nella storia umana che negli ultimi, cioè di cui c'è cioè il quoziente intellettivo. Si sta regredendo invece di aumentare, cioè la media del QI negli ultimi 50 anni è diminuita, è l'unico periodo della storia in cui è successo questo. Penso a volte anche proprio per l'istupidimento delle masse che viene creato da quello che gli viene propinato, tra queste cose anche la musica, perché diciamocelo, viene propinata anche della musica veramente pessima. La gente contenta così, chi sono io per dire che sono stupidi? Ma probabilmente lo sono io. Avete notato e potete capire chi è il vero ottimista e assolutamente non misantropo della band. E la tocchi piano sempre, eh? Cioè fai una sciabolata all'incrocio. Dai, fai un cross almeno, no? No, allora, ripeto, speravo che, insomma, questa visione romantica, insomma, lo No, hai ragione, hai seguisse. ragione. Invece non è successo, anzi, mi sembra che questa corsa al consumismo, anche artistico, sia accelerata ancora di più. Ma basta vedere Sanremo, voglio dire, o altre kermesse musicali, qualitativamente parlando, siamo veramente, veramente, veramente indietro. Ma capisco che se c'è una certa offerta, perché c'è una certa richiesta, e vi ripeto, quindi io voglio restare in un mondo di nicchia in cui sono convinto, magari a torto, di capirci più di altri, però sai, anche i terrapiattisti pensano così, quindi non so. Dai, mettiamoci dentro anche i terrapiattisti, vai. Basta, non dico più niente. Dici qualcosa sulla politica adesso, vai, metti tutto. Allora, l'ultima domanda. Ci sono artisti a cui vi siete ispirati comunque nel tempo, un pochettino vi siete portati dietro? Non è che avete rubato, ma avete fatto vostro un modo di lavorare, di approcciare il palco, o comunque vada un po' involontariamente anche vi portate dietro. Come voce e come atteggiamento, diciamo, sul palco, sicuramente io sono molto influenzato dai cantanti hard rock anni 80 come Coverdale piuttosto che Sebastian Bach e Compagnia Bella.
Come composizione invece, scusate, come composizione, perché Alberide, perché sa già dove voglio arrivare. Come composizione invece è un ensemble di tanti generi, cioè non riesco a focalizzarmi nel comporre proprio strettamente una cosa, cioè mi viene sempre da metterci dentro qualche altro intervento da altri generi. Parecchi generi, mi piace appunto fare delle fusioni, però sempre coerenti, non che non si capisca, ecco. Sì, diciamo che per quanto mi riguarda, avendo fatto tra virgolette il redattore musicale, il giornalista, ho detto una castroneria, non ero giornalista, diciamo redattore, devo ridimensionarmi. Avendo fatto il redattore musicale in ambito metal per 15 anni, ho sentito talmente tanto di quella musica, tra quella suonata da me e quella sentita da altri, per forza di cose la interiorizzi in qualche modo, perché magari rifai delle cose che hai sentito, che ti sei messo in un cassettino della tua memoria, ma non riesci poi a risalire in modo lucido. L'avevi lì e ti è venuto fuori spontaneamente. Calcolo in più che essendo un concept album, cioè un disco che segue una storia, che come dicevo prima, sì, di brano in brano, questa cosa aiuta nella composizione. La gente pensa che vada a complicare le cose, in realtà no, perché avendo stilato prima un elenco di quelli che sono i capitoli della storia e sapendo in quel capitolo qual è il mood, cosa viene raccontato, ti aiuta nello scrivere il pezzo. Se un brano, tu hai detto prima, appunto, hai evidenziato Liberation, che è un pezzo molto orioso, ed è proprio l'ultimo pezzo della storia, quello fuori spontaneamente sia il testo che la linea vocale, perché tutti avevamo in mente come finiva questa storia tragica. Quindi il pezzo finale era quello conclusivo, che doveva chiudere il tutto in modo, tra virgolette, faccio un piccolo spoiler, in modo positivo, per quello che può essere la positività delle cose che scrivo io, ma e quindi ha aiutato sia nella scrivere Rizzo, soprattutto Stefano, nel fare, secondo me, una linea vocale veramente eccezionale. Da chi nasce l'idea di questo videoclip, che è quello che tutti hanno visto nel canale YouTube, da chi nasce l'idea di questa grafica, da questo sistema, oltre che riprende dalla copertina un po' su questo genere, e poi com'è stato sviluppare poi il risultato che è quello che noi vediamo? Allora, in questo, visto che siamo arrivati veramente con i tempi serrati, la pubblicazione del disco, cioè dopo 4 anni di lavoro siamo arrivati alla pubblicazione con l'acqua alla gola, ci siamo rifatti a quello che è lo standard ormai in ambito metal, cioè vengono chiamati lyric video, cioè questi video fatti prendendo le grafiche della copertina e animandole, viene poi sovrapposto il testo della canzone. In poche parole, in qualcosa chiaramente realizzabile in breve tempo senza il girato classico con i membri della band, come si faceva un tempo, quindi si può realizzare a distanza. L'ha realizzato in questo caso Ivan Castelli, che è il cantante dei prima citati Lion Lion Soul. Soul, e niente, è ormai un classico standard riusato e abusato ormai da chiunque, mentre per i prossimi possiamo già spoilerare che stiamo preparando delle cose molto originali e molto carine. Questo l'abbiamo buttato fuori proprio perché ci serviva una spinta, qualcosa da pubblicare. I prossimi saranno molto più ragionati e molto più in linea anche con la storia che abbiamo scritto. Perfetto, io intanto vi ringrazio per essere stati ospiti. A questo punto mancano due cose fondamentali: dove poterti raggiungere gli indirizzi e, come dico in alcuni casi, mi ha detto, ma gli indirizzi di casa no, ma sono gli indirizzi social, perché qualcuno mi ha detto, ma l'indirizzo mio no. E i saluti finali. Se volete andare a massacrare Albi a casa sua dopo le affermazioni misantropiche che ha fatto, Abbiamo terra per tutti, gente che ha tutto un il fatto. diritto avete di farlo, ci mancherebbe. Anche le sue Vai, influenze. Stefano.
Allora, potete trovarci sui due social principali che sono Instagram, cercate Headless Ghost Band, e anche su Facebook. Su YouTube potete iscrivervi al nostro canale, c'è già il lyric video del nostro primo singolo e adesso stiamo lavorando all'uscita del secondo. E mi pare che sia Albe Conferma disponibile anche merch, una pagina del merch, o non è Sì, ancora. c'è anche una pagina di merch che non saprei indicarti qual è, perché è una cosa che segue il batterista. Ah, tra l'altro abbiamo nominato, perdonami, solo il batterista delle persone mancanti. Gli altri membri sono Simone Pesentigriti, che è il bassista, nonché anche bassista di Dracca, che è un nome storico di un certo tipo di power, classic metal italiano. E l'altro chitarrista, nonché maggior compositore musicale, dei riff e dei pezzi è Aurelio Parise, che è chitarrista e cofondatore dell'Iron Soul, invece che è un'altra realtà che ormai ha toccato la decade di permanenza sulle scene power metal italiana ed europea, ed è un altro gruppo molto alto, per cui nel nostro piccolissimo siamo una sorta di piccolissima super band fatta da piccoli membri di piccole band, ma con tantissima passione. Volevamo ringraziare anche te per questa opportunità che ci hai dato di farci sentire, e spero che comunque la gente ci dia una possibilità, tanto come dicevamo prima, è gratis. Andate a sentire su YouTube il nostro pezzo. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata.